Benvenuti nella rubrica di notizie brevi di The Future of. Vi racconto i segnali di futuro che arrivano dal mondo dell'innovazione questa settimana. Andiamo alla ricerca di tecnologie, colpi di genio e discontinuità che potrebbero diventare grandi e significative. Ecco 5 notizie che ci parlano di un futuro pieno di possibilità. La prima notizia arriva dall'America e setta un precedente di grande importanza in campo intelligenza artificiale. L'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti ha stabilito che i sistemi di intelligenza artificiale non possono essere accreditati come inventori di un brevetto. La decisione è arrivata in risposta a due brevetti, uno per un contenitore di alimenti e l'altro per una lampada, che sono stati creati da un sistema di intelligenza artificiale chiamato Dabus. Il gruppo dietro le applicazioni aveva sostenuto che i riferimenti della legge ad un inventore come individuo potevano essere applicati ad una macchina, ma l'ufficio non ha accettato questa interpretazione. L'agenzia ha concluso che secondo la legge attuale solo le persone fisiche possono essere nominate come inventori in una domanda di brevetto. La decisione, tra l'altro, va nella stessa direzione di quanto già stabilito dagli uffici brevetti in Inghilterra ed Europa. A meno che la legge non cambi in futuro, per ora l'intelligenza artificiale resta uno strumento di invenzione piuttosto che un inventore. La seconda notizia proviene da un luogo che non esiste, almeno dal punto di vista strettamente fisico. Il 28 aprile, all'interno dell'ecosistema di realtà virtuale VRChat, un ambiente che vede diversi milioni di utilizzatori, ha aperto Virtual Market 4, un expo giapponese interamente virtuale che comprende ben 36 mondi da visitare. Per dare un'idea, uno di questi mondi si chiama Para Real Tokyo e replica le strade della capitale. Uno è un ambiente fieristico da grande centro congressi che richiama il CES, il Consumer Electronic Show. Poi vi è la possibilità di entrare all'interno di negozi e visitarli e così via. Nell'arco dei 10 giorni di permanenza online dell'evento, gli organizzatori si attendono circa 1 milione di visitatori di questi mondi, dove tra l'altro ci saranno ben 40 espositori con stand virtuali del calibro di Audi, Netflix, Panasonic, Sega e molti altri. L'insieme viene descritto come la più complessa costruzione di architetture virtuali della storia ed il più grande raduno di utilizzatori di realtà virtuale del pianeta. Pur con tutte le limitazioni tecnologiche odierne, visori con performance non ancora perfette, server che faticano a gestire un grande numero di utenti in contemporanea, interazione con gli avatars piuttosto blanda se non inesistente, di fatto siete più che altro degli osservatori, la promessa di una Second Life più potente e basata sulla realtà virtuale si sta avvicinando, come ho ampiamente raccontato nella puntata precedente di The Future of, che descrive come ci incontreremo nel 2040. Per la nostra terza notizia, invece, ci immergiamo nel mondo microscopico dei batteri, con una scoperta che può aprire a nuove importanti evoluzioni in campo scientifico. Sappiamo che i batteri sono la forma di vita dominante su questo pianeta e nonostante siano stati largamente studiati, continuano a riservarci sorprese incredibili. In seguito alle recenti scoperte dei ricercatori del Sewell Lab, secondo cui i batteri utilizzano canali ionici per comunicare tra loro, nuove ricerche hanno suggerito che i batteri potrebbero anche avere la capacità di memorizzare informazioni sui loro stati passati. Nel nuovo studio, gli scienziati sono stati in grado di dimostrare che i batteri, opportunamente stimolati con degli impulsi luminosi, sono in grado di memorizzare i loro stati passati ed agire ricordando queste informazioni immagazzinate nella loro memoria. Ora, la cosa può sembrare parecchio astrusa, anche se per semplicità potremmo ridurla a ricordare e comunicare, ma ha due scopi importanti. Primo, i risultati descritti il 27 aprile sulla rivista Cell Systems forniscono un punto di partenza per gli scienziati per
per progettare un giorno sistemi informatici come i computer, ma fatti di organismi viventi come i batteri. Secondo, il ricordo e la capacità di comunicare sono anche due caratteristiche dei neuroni, i neuroni del nostro cervello. Quindi chissà che studiando i batteri e la loro evoluzione non si arrivi a scoprire perché i neuroni funzionano come funzionano e così svelare i segreti del nostro organo principe, il cervello. Il quarto spunto della settimana arriva invece dalle piante. Gli scienziati hanno ingegnerizzato geneticamente una pianta che non solo è luminescente, ma produce il bagliore autonomamente per tutta la durata della vita della pianta stessa. In pratica, non ha bisogno di essere alimentata con prodotti chimici per mantenere la luminescenza. Gli esemplari hanno prodotto circa 1 miliardo di fotoni al minuto. Non è abbastanza nemmeno per leggere, per essere chiari, però è un livello di luminosità sufficiente da essere chiaramente visibile. Non è nemmeno la pianta più brillante prodotta. Questo onore appartiene al crescione d'acqua prodotto dagli scienziati dell'MIT con una tecnica chiamata nanobionica vegetale, che ha prodotto un bagliore di circa un trilione di fotoni al secondo, ma è durato solo 3 ore e mezzo. Qual è lo scopo di tutto questo? Ridurre la dipendenza dall'illuminazione basata sull'energia elettrica. Io, per esempio, abito in un viale alberato. Se di notte le piante stesse illuminassero la strada al posto dei lampioni, sarebbe quantomeno affascinante. L'ultima notizia della settimana riguarda un altro dei temi che monitoro costantemente e che mai come in questo periodo avrebbe potuto essere utile, la consegna attraverso robot autonomi. Tante tecnologie hanno subito un'accelerata in questo periodo, ma apparentemente in questo campo non ci sono state evoluzioni clamorose. Nelle ultime 3 settimane la Starship, la società che sta testando il servizio in Inghilterra, ha raddoppiato la sua flotta di robot di consegna a Milton Keynes, un paesino a 80 km a nord di Londra, portandola a 70 unità nelle ultime settimane. I robot sono dei cassoni su 6 ruote che possono trasportare alcuni sacchetti della spesa e una balla d'acqua. Oltre alla classica delivery di generi alimentari che la gente acquista, la società in questa fase si è dedicata a servire gratuitamente gli operatori del servizio sanitario, provati dalla battaglia che stanno combattendo ogni giorno negli ospedali. Un gesto nobile, ma che resta limitato ad un ambiente di test ormai da 2 anni. La diffusione sembra ancora limitata da due fattori. Primo, la consegna stessa, visto che il robot ovviamente fatica ad entrare nelle proprietà, aprire i portoni ed arrivare alla porta. Secondo, incredibilmente, sembra che la gente si diverta a prendere a calci i robottini lungo il percorso. Se l'intelligenza artificiale, dei cingolati in grado di salire le scale ed un collegamento per aprire le serrature potrebbero risolvere il primo ostacolo con qualche anno di test, come al solito invece, riguardo alla stupidità umana, sembra proprio che non ci sia soluzione. Io sono Andrea Ferrante, questa è la rubrica di News dal futuro del podcast The Future of, che potete trovare su tutte le piattaforme di podcasting, ma anche sui social, sul canale Telegram The Future Of, scritto tutto attaccato, e sul sito web. Vi ricordo che The Future Of è in crowdfunding su Patreon, quindi se volete supportare questo progetto di divulgazione gratuita anche con piccoli importi, ve ne sono davvero grato e servirà a migliorare la qualità di questo prodotto. In attesa che esca la prossima puntata, come sempre, vi invito a suggerire The Future Of ai vostri amici, ai colleghi e agli appassionati di futuro.